Sarà uno studio di fattibilità tecnica individuare la soluzione alternativa all'attraversamento del Ponte della Libertà sul fiume Brenta tra i comuni di Limena e Vigo d'Arzere in provincia di Padova. Il decreto che autorizza la provincia ad assumersi l'onere amministrativo per il conferimento dell'incarico è stato firmato dal presidente della provincia Fabio Bui. I rappresentanti delle amministrazioni coinvolte hanno sottoscritto l'accordo per la redazione del documento di fattibilità che avrà l'obiettivo di risolvere il nodo di accesso da nord al capoluogo di Padova. Oltre allo stesso Bui erano presenti Andrea Michalizzi per il comune di Padova, il sindaco Stefano Tonazzo per il comune di Limena e il sindaco Adolfo Zordan per il comune di Vigo d'Arzere. Sentiamo il presidente della provincia di Padova. Entreranno con nuovo parco perché oggi è il momento di ottenere i finanziamenti per le infrastrutture che per tanti anni Padova ha richiesto ma non ha ricevuto. Parliamo oggi del nodo viario di Limena, Vigo d'Arzere, il ponte sul Brenta, ma parliamo in più ampio del nodo dell'accesso alla città di Padova. Parliamo dei nodi viari fondamentali per il traffico veicolare, ma anche per il traffico commerciale e industriale, quindi i collegamenti con la nuova 47, con la nuova 308, i collegamenti con la Pedemontana. Oggi la provincia sta lavorando su questo, sta creando sinergie tra territori, tra amministratori per portare a casa i risultati. Poche cose, dico sempre, ma cose concrete. E oggi abbiamo siglato un atto concreto che ci porta entro 120 giorni a una progettazione di fattibilità preliminare. Poi faremo la progettazione esecutiva, definitiva, i vari gradi di progettazione. Vedete, noi stiamo lavorando. I sindaci, quando si mettono assieme, riescono a ragionare e a portare a casa risultati. Oggi non c'è più il sindaco del paese, c'è il sindaco che nel proprio paese guarda al territorio e oggi questa è la dimostrazione.